Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo chiedere un futuro migliore. Proteggiamo gli oceani. È arrivato un bastimento carico di qualcosa che inizia con la B. Barracuda! Sì, quasi! Giorgia presta la sua meravigliosa voce al corto di animazione Tartarughe in viaggio, realizzato da Greenpeace per mostrare quanto i nostri oceani siano in pericolo e che non c'è tempo da perdere per proteggerli. Io sono la mamma tartaruga. Come giusto che sia, visto che io sono anche una mamma nella mia vita, sono molto fiera di poter raccontare questo progetto a mio figlio. Mi fa prendere dei punti con mio figlio questa cosa, e quindi sono la mamma tartaruga che cerca di contenere l'entusiasmo dei bambini, quello un po' che faccio nelle mie giornate, e che poi alla fine sottolinea che il problema c'è stato e non si può cambiare il passato, ma si può agire nel presente per il futuro, per il bene di chi viene dopo di noi. Il video racconta il viaggio di una famiglia di tartarughe che tenta di tornare a casa. Quanto manca? Non preoccuparti, saremo a casa in un lampo. Nell'oceano il tragitto è minacciato da tanti pericoli: l'inquinamento da plastica, le trivellazioni petrolifere e la pesca eccessiva, che ha ridotto fortemente le tartarughe marine negli ultimi 500 anni. A causa dei cambiamenti climatici devono percorrere migliaia di chilometri per accoppiarsi e procacciare cibo. Uno studio di Greenpeace mostra come il numero di uova deposte dalle tartarughe marine sulle spiagge della Guyana francese è diminuito di circa 100 volte rispetto agli anni 90. Si è passati dai 50.000 di 30 anni fa ai 200 di oggi. I governi di tutto il mondo devono firmare un accordo globale che garantisca la reale protezione degli oceani, dichiara Giorgia Monti, responsabile di Greenpeace Italia. Ah, ecco casa, la nostra casetta. Dolce casa. Cos'è questo silenzio? Oh, non pensavo che i vicini fossero...